al Teatro Regio avevano preparato la grande orchestra, ma alla fine è rimasto solo un violino a intonare la marcia trionfale dell'Aida. Giuseppe Verdi, vestito di giallo-blu, può attendere. Per adesso Scala ha solo dato lo stop al numero. Palloni d'oro come se piovesse e tanti aspiranti. Partita per intenditori, i leoni sono qui, ma nella gabbia del centrocampo, dove si lotta ferocemente ed è difficile uscire. La sorpresa? Il portiere Buffon, nipote di Lorenzo, che giocò nel Milan e nell'Inter. A 17 anni esordisce in Serie A e sembra un veterano. In mezzo la battaglia è durissima. Desailly è il più determinato, Brambilla è ordinato, mentre sulle corsie laterali sono Benarrivo e Maldini gli uomini che si sganciano più sovente sulla sinistra. La Pantera UEA offre ad Eranio la prima palla gol. Buffon è sveglio. A questo punto si vede crescere il Milan, che comincia a portare frequenti pericoli alla porta gialloblu. E tuttavia Zola sui calci franchi è sempre un maestro. La rapidità dei milanisti si nota in alcune proiezioni che mettono in difficoltà la difesa a 5 di Scala. Roberto Baggio comincia a incidere sia sui calci di punizione sia con qualche giocata. Questo scambio con Boban per esempio è interessante, ma il croato non è felice nelle conclusioni. C'è spazio per qualche sganassone anche, ma nessuno vuole veramente attaccare bene. Il finale di tempo fa pensare a una vittoria rossonera e quando Boban e Roberto Baggio confezionano uno scherzetto che potrebbe sbloccare il risultato, Sensini se la cava ad esperienza, come si suol dire, ed il codino vorrebbe il calcio di rigore. Si capisce che Scala ha fatto bene a cautelarsi in difesa. Nella ripresa il duello UEA-Cannavaro è agonisticamente apprezzabile. Stoichkov fa il possibile per ottenere la sostituzione e UEA, poco dopo, invoca il rigore perché Cannavaro si fa rispettare anche senza i decreti legge. In fatto di Salamelecchi sono scarsi pure Maldini e Couto e la partita si mette un pochino sul pesante. Baggio e Mbaggio, anche loro vanno per le spicce. Esce il primo pallone d'oro, Stoichkov, e Melli lo fa subito dimenticare. Il Parma lievita, sembra molto più vivace e pericoloso. Insomma, il pallino sembra passare in mano ai gialloblu. Se ne va anche il pallone d'oro numero 2, Roberto Baggio, e finisce la quarantena di Simone, che è appena entrato alla palla della vittoria. Ma è la gran giornata di Buffon. Nel finale il Parma tenta ancora. Melli, dopo un periodo nell'ombra rossonera, cerca adesso vendetta. UEA trova tra i suoi piedi il portentoso Buffon e così cala la tela. E mentre Sacchi lascia detto di non aver firmato, Ancelotti saluta una delle due squadre che vorrebbe allenare in futuro. Scala e Capello la vedono così. Ho visto delle cose fatte dalle due squadre che magari difficilmente si possono cogliere nell'emozione del tifoso. Però ecco, è mancato solo il gol, perché dal mio punto di vista questa partita è stata veramente molto molto interessante. Abbiamo giocato una buona gara qui a Parma, giocando un buon calcio, cercando la vittoria costantemente, con un dominio territoriale nettissimo, però non siamo riusciti a segnare. Abbiamo fatto di tutto e questo mi soddisfa in maniera particolare. Maldini. Abbiamo tentato subito all'inizio qualcosa di più, abbiamo giocato un'ottima partita, siamo mancati un attimino nelle conclusioni, anche se abbiamo avuto delle buone occasioni. Forse c'era anche qualche occasione dove Aibuto poteva anche fischiare il rigore, però questo vedremo in televisione, anche perché al primo tempo c'era un sole contrario che era terribile, almeno io non riuscivo a vedere niente. Ma così. Forse neanche l'arbitro. Vediamo, comunque io ero sicuramente più lontano dalla palla di lui. L'esordiente Buffon è tutto da ascoltare. Buffon era cugino di mio padre praticamente, per cui qualche legame ce l'ho, dai. Solo legami, ma non è che le abbia detto si para così, si fa così. No, anche perché, non per immodestia, però non lo vado nemmeno a chiedere in giro come si para. Se posso ci arrivo da solo, altrimenti è uguale, non c'è problema. Quando gliel'ha detto Scala? Me l'ha detto stamattina, domenica mattina. Io comunque anche contro la Cremonese ero in ballo, pensavo di giocare, magari non mi ha fatto giocare. Oggi pensavo di non giocare e mi ha fatto giocare, per cui va bene così. E che cosa ha pensato subito? Mamma mia, il Milan. No, sinceramente è quello che mi ha stupito, forse sto ancora sognando, no? Io sono entrato in campo e pensavo di essere a giocare con la primavera, forse per quello che non ho fatto male, capito? Perché ero tranquillo dentro. Da Parma, per la Domenica Sportiva, Franco Zuccolini.